Bene, buonasera a tutti. Oggi apriremo il nostro appuntamento con un brano di Ignazio Silone. Facciamo una cosa nuova. Questo brano è tratto dall'introduzione all'avventura di un povero cristiano. L'avventura di un povero cristiano è un dramma teatrale in cui Silone racconta la vicenda di frate Pietro Angelerio da Morrone. Era stato un famoso eremita che nell'agosto del 1294 divenne addirittura papa con il nome di Celestino V. E divenne famoso perché sentendosi inadatto al soglio pontificio abdicò, cosa che per l'epoca era abbastanza inaudita, insomma, abdicò per lasciare il posto a Bonifacio VIII nel dicembre dello stesso anno. Quindi nel giro di 4 mesi sul soglio pontificio si avvicendarono due papi che furono l'uno il contrario dell'altro, proprio agli antipodi. Da una parte Celestino V, il Papa Santo, e dall'altra Bonifacio VIII, il Papa Politico. Ma ascoltiamo adesso le parole di Silone mentre girava per la Maiella in cerca delle tracce di Fra Pietro Angelerio alias Celestino V. Prego, Patrizia. La Maiella è il Libano di noi abruzzesi. I suoi contrafforti, le sue grotte, i suoi valichi sono carichi di memorie. Negli stessi luoghi dove un tempo, come in una Tebaide, vissero innumerevoli eremiti, in epoca più recente sono stati nascosti centinaia e centinaia di fuorilegge, di prigionieri di guerra evasi, di partigiani, assistiti da gran parte della popolazione. Tra questi montanari non sono mai mancati individui bizzarri, portati all'utopia religiosa o politica. Di fronte a queste montagne, appena si entra in siffatto ordine di idee, è la figura di Fra Pietro Angelerio, poi Papa Celestino V, che prima di ogni altra torna alla mente. Oggi approfitteremo del bel tempo per salire all'eremo di Sant'Onofrio, in cui egli se ne stava rinchiuso quando la delegazione del conclave lo visitò per annunciargli la fatale nomina. La nuova strada, fiancheggiata da ginepri, querce e faggi, è piacevole, ma non ci conduce lontano. Per proseguire, siamo costretti ad affrontare un sentiero ripido e tortuoso. La vista incantevole che si gode da lassù è un buon pretesto per sostare e riprendere fiato. Procedendo sul nostro sentiero, incontriamo un vecchio contadino che cerca erbe medicinali e conversiamo con lui. Egli ci racconta che in gioventù andò pellegrino alla Santa Casa di Loreto e, benché noi non lo mettiamo in dubbio, egli si denuda un braccio per mostrarci il tatuaggio turchino che lo attesta. Fu anche al cosiddetto pellegrinaggio delle sette montagne che fa capo al santuario della Trinità sopra Subiaco. Una volta, a suo dire, questi due pellegrinaggi erano, almeno in Abruzzo, un obbligo di coscienza per i buoni cristiani. In quanto a San Pietro Celestino, lui gli fa tanto di cappello, non ci mancherebbe altro. Ma ci confida, non è mai riuscito a sapere quali siano le sue competenze e perciò non ha saputo mai come regolarsi. In altre parole, nessuno gli ha mai chiarito per quali grazie o favori conviene pregarlo. Egli può aiutarti, cerco di spiegargli, a salvarti dalle tentazioni del potere. Quando infine capisce il senso del mio consiglio, egli è preso da un'ilarità a non finire, poi dice con gravità: allora è un santo non per noi poveracci, ma per i preti. Grazie, grazie Patrizia. Allora, prima di passare al canto di oggi, lasciatemi un attimo riprendere due spunti del breve testo con il quale appunto abbiamo voluto aprire.
Primo spunto, la battuta con cui si chiude il brano che abbiamo appena ascoltato, con cui il contadino della Maiella definisce San Pietro Angelerio un santo per i preti e non per i poveracci. Dal punto di vista di questo contadino, ogni santo deve servire a qualcosa, deve elargire grazie e favori in un suo determinato ambito di competenza. Il santo eremita, questo santo utopista, il papa che è stato più vicino a quelli che erano i movimenti pauperistici, ecco, questo santo eremita, conti fatti, si rivela essere un santo inutile per i poveracci, un santo ad uso esclusivo dei preti, in quanto la sua competenza è quella di mettere al riparo dalla tentazione del potere. L'altro spunto è il riferimento al bisogno di un'utopia politica e religiosa che secondo Silone è facile riscontrare ancora oggi. Ora, l'oggi di Silone, per la precisione, sarebbe il 1968, che è l'anno in cui scrive L'avventura di un povero cristiano, ma ci sentiamo di sentirla una cosa urgente ancora oggi nel 2021. L'utopia religiosa che animava Fra Pietro Angelerio, per meglio dire Papa Celestino V, non riesce a diventare realtà all'interno della Chiesa-Stato, della Chiesa-Monarchia, della Chiesa-Istituzione, che il frate ebbe l'occasione di guidare per alcuni mesi, forse solo per rendersi conto dell'inconciliabilità tra una tale utopia e l'istituzione. Se non proprio tra utopia e realtà. Oh, l'altro papa, Bonifacio VIII, il suo successore, al contrario di Celestino V, non subì mai questa lacerazione interiore. Oh, entrambi questi papi noi li abbiamo già incontrati nel corso dei nostri appuntamenti, in particolare nel primo appuntamento fra gli indifferenti. Forse, perché la critica è discorde, però forse abbiamo intravisto l'anima di Celestino V, sempre chiaramente che Dante si volesse riferire a lui quando parlava di colui che fece per viltà del gran rifiuto, cioè la rinuncia alla carica di pontefice. Di Bonifacio VIII abbiamo invece già parlato durante l'episodio di Ciacco, da cui viene definito colui che testé piaggia, che significa colui che sembra imparziale, ma di fatto interviene pesantemente nelle lotte politiche fiorentine, appoggiando decisamente i Guelfi Neri a discapito dei Bianchi, di cui faceva parte anche Dante. Bonifacio VIII, per Dante, è uno dei maggiori responsabili della propria rovina e chiaramente anche della rovina di Firenze. E infatti di Bonifacio VIII parleremo anche oggi. E parleremo anche in altri incontri. Proprio non si può fare a meno di affrontare la Divina Commedia e di non parlare di Bonifacio VIII, perché è una figura centrale della vita politica di tutta la penisola italiana a cavallo tra 1200 e 1300, ed è una figura che ancora oggi è molto discussa. Bene, possiamo cominciare. Buonasera anche da parte mia, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì, il nostro viaggio del martedì, come lo ha definito poco fa in uno dei primi commenti di questa sera una delle nostre viaggiatrici più affezionate, ovvero Francesca Candori, un viaggio che non delude mai, ha scritto. Quindi partiamo con questo bel, Responsabilità. sì, responsabilità, ma anche, insomma, come dire, un riconoscimento per la metà del percorso che abbiamo già fatto, perché più o meno, se non sbaglio, Jacopo e Elena, buonasera a voi, siamo arrivati a metà del nostro viaggio nell'inferno dantesco. Oggi siamo appunto nel 19° canto e io saluto anche chi, come al solito, ci accompagna da un punto di vista storico, no? Della contestualizzazione anche di quello che leggiamo. E quindi buonasera e bentornato ad Amedeo Zupi. Ciao Amedeo. E poi con noi stasera per la Camera del Lavoro di Perugia c'è un gradito ritorno, quello di Fabrizio Fratini. Buonasera Fabrizio, collegato proprio dalla CGIL, dalla Camera del Lavoro di Perugia. Ciao Buonasera. Fabrizio.
Ok, io non voglio rubare tempo, vi ricordo naturalmente che appunto sono graditi i vostri commenti, notavo dai primi commenti, no? Perché poi ne arrivano subito tanti che sono un po' dei saluti, perché abbiamo detto che ormai si è creato un gruppo che si incontra anche in queste occasioni, che era un po' nello spirito, no Patrizia, di quello che... Certo, di che socialità, avevamo pillole di socialità anti-Covid. Esatto, la pillola di socialità anti-Covid l'abbiamo definita e questo sono, e però notavo che sono quasi tutte donne quelle che sì, almeno in questi primi commenti viaggiano insieme a noi, e quindi questo poi vedrete, insomma, nel brindisi finale in qualche modo tornerà. Però cominciamo, quindi entriamo nel 19° canto dell'Inferno, e quindi a te la parola, Jacopo. Buon viaggio. Grazie, grazie Fabrizio. Comincio subito. Luogo è in inferno detto Malebolge, tutto di pietra di color ferrigno. Questo è l'incipit non del canto 19, ma del canto 18. In questo incipit Dante ci dice che nell'inferno esiste un luogo chiamato Malebolge, tutto in pietra livida, del colore grigio-nero del ferro. Preparatevi, perché è qui che rimarremo per ben 4 dei nostri incontri, compreso quello di oggi. Le Malebolge occupano l'ottavo cerchio dell'inferno, in cui sono puniti i fraudolenti, cioè tutti coloro che hanno usato l'intelligenza, la dote più nobile dell'uomo, la ragione, per fare il male, per danneggiare qualcuno o qualcosa. Malebolge, male sacche, male borse, male fosse. Bulga in latino vuol dire sacco, sacco di cuoio. È un termine coniato da Dante per indicare i 10 fossati concentrici in cui è suddiviso l'ottavo cerchio dell'inferno. Immaginate che una città medievale o un castello sia circondato non da un unico fossato, ma da 10 fossati, l'uno dentro l'altro, da quello più esterno, il più grande, la prima bolgia, a quello più interno, il più piccolo, la decima bolgia. E all'interno del fossato più piccolo non c'è però né una città né un castello, ma si apre un pozzo profondissimo nel fondo del quale è conficcato Lucifero. Attenzione che questa immagine di Lucifero conficcato nel pozzo ritornerà nel corso dell'appuntamento di oggi. Visti dall'alto, questi 10 fossati, per focalizzarli meglio, potrebbero avere l'aspetto di un bersaglio, il cui centro è il pozzo di Lucifero, o meglio, potrebbero apparire come la ruota di un carro, visto che i 10 fossati sono attraversati da vari ponti che li attraversano come i raggi di una ruota, partendo dall'argine esterno del fossato più grande fino ad arrivare all'argine interno del fossato più piccolo. E questi sono proprio i ponti che Dante e Virgilio usano per attraversare le Malebolge. Immaginatevi proprio come dei ponti ad arco, la cui sommità appunto sovra mezzo il fosso piomba, dice Dante, cioè la sommità del ponte si trova sempre precisamente in corrispondenza del centro del fossato, piomba, cioè è unita da un ipotetico filo a piombo con il centro del fossato. E la sommità del ponte è anche il punto da cui Dante e Virgilio hanno generalmente la visione aerea ed insieme di ogni bolgia. Di ponte in ponte, Dante e Virgilio passano da una bolgia all'altra, incontrando i dannati appartenenti alle 10 categorie di fraudolenti puniti nelle 10 bolgie. Prima bolgia, i seduttori. Seconda bolgia, gli adulatori. Terza bolgia, i simoniaci. E qui, oggi, ci fermiamo. Chi sono i simoniaci? Ora, la risposta la troviamo subito nel primo verso del canto 19, che è una vera e propria esclamazione. O Simon Mago, o miseri seguaci. Ecco qua, i simoniaci sono i seguaci di Simone. Simone.
Negli Atti degli Apostoli si narra di un tale Simone che in Samaria esercitava la magia, un mago, un ciarlatano, che però un giorno chiese a Pietro e Giovanni se gli avessero venduto per denaro il loro potere di battezzare, di comunicare lo Spirito Santo con l'imposizione delle mani. Naturalmente, per questa proposta indecente, Simone viene maledetto da Pietro, che gli dice: il tuo denaro vada con te in perdizione, poiché hai creduto che il dono di Dio si potesse acquistare con il denaro. Le cose sacre, naturalmente, non si possono comprare con il denaro. I seguaci di Simone, quindi i simoniaci, sono coloro che peccano vendendo o comprando le cose sacre, i beni spirituali e soprattutto le cariche ecclesiastiche. Insomma, sono coloro che fanno commercio del sacro. In sintesi, sono gli uomini di chiesa corrotti. Chiarito, almeno a grandi linee, in cosa consiste il peccato di simonia, prima di procedere ad un'analisi dettagliata del canto, che diciamolo subito, preparatevi a un canto estremamente complesso, è meglio forse mettere in chiaro subito una cosa. In questo canto, nel Mirino di Dante, non finiscono genericamente, diciamo, i preti corrotti, i frati ciarlatani, come ad esempio potrebbe essere frate Cipolla, no? Il frate dipinto da Boccaccio, che ingannava i fedeli vendendo false reliquie, no? Che pure sono simoniaci, intendiamoci, simoniaci, peccatori gravi, che in altri passi della commedia vengono violentemente attaccati. Ad esempio Beatrice nel Paradiso si scaglia contro la corruzione dell'ordine di Sant'Antonio e prende di mira proprio i falsi predicatori come frate Cipolla. Ma in questo canto, nel Mirino di Dante, non finisce questa sorta di simoniaci, ma finiscono i papi corrotti, i papi. Vale a dire che il tema del canto non è la simonia declinata nella dimensione dell'imbroglio, della ciarlataneria, dei singoli, comunque gravissima, ma il tema del canto è la simonia della Chiesa in quanto istituzione. Insomma, è un tema complesso, è un tema politico, è il tema capitale della liceità del potere temporale della Chiesa. E per questo in realtà fa molto bene Sermonti, che nel suo commento a questo canto mette subito in chiaro questa cosa, prima ancora di passare alla parafrasi dettagliata del canto. Infatti Sermonti apre il suo commento dicendo che il canto diciannovesimo dell'Inferno sta appeso quasi per le estremità, dice, a due apostrofi. La prima è l'apostrofe che abbiamo già citato, o Simon Mago, o miseri seguaci, il primo verso del canto, con la quale Dante rimanda al personaggio che dà il nome ai simoniaci. La seconda apostrofe, posta quasi in chiusura del canto, è ai Costantin, con cui Dante se la prende con l'imperatore Costantino I, vissuto a cavallo tra il 200 e il 300, non 1200, 200 e 300 d.C., se la prende con l'imperatore Costantino I per la donazione fatta a Papa Silvestro, dal quale venne battezzato e guarito dalla lepra. Ecco, per capire questo canto bisogna subito chiarirsi su cosa sia la cosiddetta donazione di Costantino. E per questo io chiedo subito l'aiuto al nostro Amedeo Zuppi, che ci dica qualcosa, chiedo a lui se ci dice qualcosa sulla donazione di Costantino. Certo, Jacopo, parlare della donazione di Costantino, io la metto in un linguaggio corrente, parlare di una delle più grandi bufale della storia, diciamo così. Però voglio dire subito, ancora non ufficialmente smentita dalla Chiesa romana. Non c'è una presa di posizione ufficiale che dice: beh sì, è un po' una cosa poco attendibile. Ufficialmente non lo hanno mai detto. No. Vabbè. Che cos'è questa donazione di Costantino? È uno strano documento che compare nel IX secolo nei decretali dello pseudo Isidoro, che
racconta che Costantino, che l'imperatore, sappiamo questo è vero, nel 313 con l'editto di Milano ha riconosciuto ufficialmente la religione cristiana, no? Avrebbe 2 anni dopo, nel 315, fatto un ulteriore editto di cui in originale non c'è traccia, è solo riportato nel racconto di questi decretali, no? Nella quale, pensate un po', ci sono tante cose, andiamo al sodo, viene riconosciuto la primazia del Vescovo di Roma su tutta la Chiesa cristiana, viene riconosciuta la supremazia del pontefice sul potere imperiale, quindi sul potere laico temporale, e guardate un po', Costantino avrebbe dato anche il governo civile di Roma, l'Italia e tutto l'impero romano d'Occidente. Ora, questo documento già subito poteva far sorgere qualche sospetto, insomma, no? Perché conoscendo la storia di Roma, se c'è un imperatore assoluto è proprio Costantino. Che Costantino avesse dato a qualcun altro un pezzo importante dell'impero, ma però sapete, l'autorità del Papa era talmente forte che viene preso per buono, no? E quindi gli viene dato credito. Dopodiché cosa succede? Questo atto viene, non a caso viene fuori nel IX secolo e non a caso ne parla Dante in questo canto. Si era formato un grande patrimonium petri e il pontefice, che aveva quindi delle grandi ricchezze e proprietà, temeva che queste ricchezze e proprietà potessero essere oggetto dei desideri del potere civile, dei re longobardi, dell'imperatore d'Oriente e così via discorrendo. Come metterlo a sicuro? Formando uno Stato in cui comandava il Papa. E questo incontra un altro grande avvenimento, il IX secolo è il momento in cui rinasce il Sacro Romano Impero, la notte di Natale dell'Ottocento Carlo Magno viene incoronato a Roma imperatore del Sacro Romano Impero e il Papa si preoccupa subito di dire sì, tu sei l'imperatore, ma io sono più importante. Ecco, questo documento, preso per buono per moltissimo tempo, giustifica tutte le ingerenze politiche, ma anche economiche, della Chiesa in tutti i paesi europei dell'Occidente. Questo, tra l'altro, voglio dire subito, provoca anche qualche dissenso nella Chiesa stessa. Sorgono gli ordini mendicanti che dicono no, la Chiesa non deve possedere grandi ricchezze. Qualcuno va a buon fine, si salva Francesco d'Assisi, altri vengono dichiarati eretici. Insomma, bene, quindi già nella Chiesa qualche imperatore, per esempio Ottone III, dice ma io non ci credo che sia vero questo documento, però ancora non ha gli strumenti per contestarlo. Quando è che ci sono gli strumenti per contestare la veridicità di questa donazione? Col Rinascimento, la riscoperta della storia antica, della storia romana in particolare, con lo studio appassionato di tutta l'antichità classica, e qualcuno fa un'analisi in particolare. Parliamo di un erudito, Lorenzo Valla, che nel 1440 fa un'analisi filologica e dice scusate, ma questa donazione di Costantino, così come ce la presentate voi, Chiesa, c'ha delle cose assolutamente impossibili. Pensate, in questo atto compare il nome di Costantinopoli e il problema è che Costantinopoli è stata fondata 10 anni dopo. Compaiono termini come feudo, che non esistevano ai tempi di Costantino. Compaiono tante parole aggiunte al latino dai linguaggi barbari, dei cosiddetti barbari. Quindi dimostra in maniera inappuntabile da un punto di vista filologico che questo documento non poteva essere stato scritto nel 315 d.C. Attenzione, ancora Alessandro VI, il famoso Papa Borgia, invoca la donazione di Costantino per decidere lui nel Nuovo Mondo quali terre andassero alla Spagna e quali al Portogallo. Quindi continuano ad usare questa cosa nonostante. Tant'è vero che il libro scritto da Lorenzo Valla su questa
analisi della donazione di Costantino, riesce ad essere pubblicato, diremmo oggi, insomma, comincia a circolare quasi 80 anni dopo che l'aveva scritto. Dopodiché, con l'avvento dei luterani, eccetera, Martin Lutero, per esempio, farà una traduzione della donazione di Costantino e userà come un'arma contro il potere dei papi la evidente falsità di questo documento. Ecco, si tratta di questo. Si tratta di un documento col quale il pontificato giustifica la nascita di un potere temporale, giustifica la tutela delle risorse economiche, parliamoci chiaro, della Chiesa, e nonostante il malumore che questo provocherà, ripeto, anche all'interno della Chiesa, continuano su questa strada. Potremmo anche fare alcuni riferimenti, ma mi fermo qui, alla attualità. Sappiamo che non sempre il patrimonium petri garantito da una extraterritorialità civile viene usato a buon fine e in maniera corretta. Anche alcuni episodi recenti ci danno qualche, insomma, idea in merito. Per cui, insomma, sarebbe il caso che finalmente, e qui mi fermo, la Chiesa nella sua funzione spirituale importante, fondamentale per tutta la società, facesse chiarezza e dicesse: vabbè, forse il pauperismo è eccessivo, ma affondare nelle attività economiche normali forse non è il compito della Chiesa. Ecco. Grazie, grazie Amedeo, sei stato chiarissimo. Sì. Chiarissimo. Bene, ci serviva questa parentesi storica per capire il canto di oggi. Procedo tornando a Dante. Dante che credeva alla donazione, a quel documento, no? Dante non arrivò mai a mettere in discussione la veridicità di quel documento di cui ci ha parlato Amedeo, che poi di cui venne dimostrata la falsità appunto dall'umanista Lorenzo Valla solo nel XV secolo. Però Dante già, senza riuscire a dimostrare la falsità di quel documento, era riuscito ad inficiare la validità della donazione. Contesta la legittimità. Contesta la legittimità. A contestarne la legittimità proprio da un punto di vista giuridico. Esatto, esatto. E lo fa nel suo trattato De Monarchia. Ora io non è che posso approfondire la cosa troppo, però basti dire che secondo Dante Costantino non poteva assolutamente arrogarsi, diciamo, la facoltà di alienare un bene dell'impero, perché non si trattava di una sua proprietà privata, ma di una proprietà che lui, in quanto imperatore, aveva solo il compito di preservare. E la Chiesa, invece, dal canto suo, non aveva il diritto di accettare quella donazione senza trasgredire alla regola della povertà imposta da Cristo. Ricordiamo tutti quel passo del Vangelo in cui Cristo dice: non vogliate avere né oro né argento, né denaro alla vostra cintura, né borsa per il viaggio, né due vestiti, né scarpe, né bastone. Figuriamoci un pezzo di impero. Il tema che interessa a Dante è questo. Questo è il tema che interessa a Dante. Per questo Dante in questo canto tira in ballo Costantino. Per questo Dante sceglie di fare i conti con la simonia del papato e non con quella di uomini di chiesa qualunque. Bene, ora che abbiamo messo in chiaro alcune carte, ripartiamo dall'inizio e proviamo a ripercorrere tutto il canto. Innanzitutto è interessante notare subito una cosa relativamente al primo verso del canto che abbiamo già citato, O Simon Mago, miseri seguaci. È la prima volta nel poema che Dante apre il canto prendendo direttamente la parola e scagliando in prima persona, come poeta, non come personaggio, una violenta invettiva. Non era mai accaduto prima. E accadrà nell'inferno una sola altra volta, quando all'inizio del canto 26esimo, ci arriveremo perché è il canto di Ulisse, scaglierà in apertura di canto la famosa invettiva contro Firenze: godi Fiorenza, poi che sei sì grande, eccetera, eccetera. Cioè, questa non è una spia che si possa sottovalutare, perché è una cosa rarissima
che Dante prenda la parola in incipit di canto per un'invettiva, per scagliare un'invettiva. Indica l'esigenza di Dante di richiamare con forza l'attenzione del lettore su un tema che gli sta particolarmente a cuore, indica la volontà di esporsi esplicitamente in prima persona in un'accusa feroce, usando il pulpito eccezionalmente prestigioso e dotato di visibilità, qual è il pulpito della Divina Commedia. E ho usato la parola pulpito non a caso, perché Dante in questo canto si dipinge come un severo predicatore, quasi come un Savonarola ante litteram. Inoltre, questo appropriarsi del proscenio, della ribalta, fin dal primo verso, prelude ad un canto in cui Dante sarà il vero e proprio protagonista. Pensate, parlando in prima persona, o come poeta, o come personaggio, per più di un terzo del canto. E non ho usato a caso nemmeno le parole proscenio e ribalta, perché in un certo senso questo canto si presenta anche come uno spettacolo, come uno spettacolo satirico, grottesco, beffardo, con elementi da commedia degli equivoci proprio, vedrete. Virgilio, in questo caso, che finora siamo stati abituati a vedere come un coprotagonista, addirittura nell'ultimo canto che abbiamo letto insieme, il tredicesimo, avevamo notato come Dante non parlasse per niente, delegando al maestro di parlare per lui. In questo canto Virgilio sarà quasi una spalla, ad un certo punto sembrerà quasi un suggeritore del primo attore Dante. Analizziamo bene però tutta l'invettiva con cui Dante apre il canto. O Simon Mago, miseri seguaci, che le cose di Dio, che di bontate devono essere spose, e voi rapaci per oro e per argento avvolterate. O simoniaci, che prendete le cose sacre che dovrebbero essere spose della bontà, cioè dovrebbero essere affidate a ministri virtuosi, a mariti amorevoli e pieni di rispetto, e invece le avvolterate, cioè le adulterate, le prostituite in cambio di oro e argento. Or convien che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolgia state, cioè è arrivato il vostro momento, il momento che per voi suoni la tromba. Sono molte le cose interessanti da notare in queste prime due terzine. In primis lo stile retorico, enfatico, pieno di esclamazioni, al quale dobbiamo abituarci, perché caratterizzerà tutto il canto. Uno stile da predicatore e anche uno stile teatrale. Infatti quella tromba di cui Dante parla potrebbe essere intesa come la voce del poeta, ma anche come la tromba del giudizio universale, per cui Dante parla quasi come San Giovanni nell'Apocalisse, ma anche potrebbe essere la tromba che dà inizio allo spettacolo satirico e grottesco in cui i simoniaci vengono messi alla gogna e in ridicolo. Poi bisogna notare la metafora, che è la metafora più importante, ricorrente e riaffiorante in tutto il canto, e che è già presente in queste prime due terzine, mi riferisco alla metafora della chiesa sposa. È un'immagine dal forte sapore biblico, è l'immagine della donna, della bella donna, la donna più degna di uno sposo virtuoso, la chiesa, la quale invece finisce nelle mani di uno sposo corrotto, disposto a fare la cosa peggiore che uno sposo possa fare, prostituire la propria moglie per denaro. E non mancano espressioni forti, prese anche da un registro infimo, associate all'immagine della chiesa sposa. Abbiamo già sentito la parola avvolterate, che vuol dire adulterate, prostituite, ma troveremo anche la parola puttaneggiare, l'espressione laida, opra e così via. Dico subito, così questa cosa me la tolgo, che l'apice di questa metafora ci sarà quando Dante, alla fine del canto, citerà in maniera quasi letterale l'Apocalisse del Vangelista, cioè di San Giovanni, raffigurando la Chiesa di Roma corrotta come una grande meretrice abituata a prostituirsi con i re della terra, munita di 7 teste e 10 corna, simboli dei 7 sacramenti e dei 10 comandamenti ai quali la Chiesa s'attenne con fedeltà finché fu governata da pontefici virtuosi. Con le 7 teste nacque e dalle 10 corna ebbe argomento, cioè trasse vigore, finché virtute al suo marito piacque. Infine,
sempre analizzando queste prime due terzine, va notato come all'immagine della Chiesa sposa sia quasi sempre associato un vocabolo o una figura che rimanda all'idea della ricchezza materiale. In queste prime due terzine c'è l'espressione per oro e per argento, che peraltro ritornerà uguale un'altra volta nel canto, ma troveremo ancora parole come l'avere, moneta, tesoro e così via, sempre associate all'immagine della sposa. Insomma, il peccato di simonia, che porta alla corruzione, alla prostituzione della Chiesa, è un peccato che è strettamente connesso con altri due peccati, quello dell'avarizia, della cupidigia, e quello dell'idolatria, come vedremo nel prosieguo del canto. Che dire, abbiamo detto un sacco di cose su queste prime due terzine, che sembrano quasi essere un concentrato dei temi di tutto il canto, proprio il nucleo da cui tutto il resto scaturisce. Dopo questa prima invettiva inizia l'azione vera e propria. Cosa vede Dante dall'alto del ponte che sovrasta la terza bolgia? Vede un fossato costellato di fori, di buchi, tutti perfettamente circolari e di uguale misura, d'un largo tutti e ciascuno era tondo. Da ogni foro spuntano fuori i piedi e le gambe di un simoniaco, infino al grosso, e l'altro dentro stava, dice Dante. Cioè significa che spuntano le gambe, però fino alla parte grossa della gamba, probabilmente fino alla coscia, oppure fino alla vita, mentre il resto del corpo, il tronco, sta conficcato all'interno del foro e quindi non è visibile. Ecco qua, come vi avevo promesso prima, ritorna l'immagine di Lucifero conficcato nel pozzo che si apre nel centro dell'inferno. Perché quando Dante e Virgilio, alla fine del loro viaggio infernale, scendono lungo il corpo di Lucifero che è conficcato nel lago Cocito e oltrepassano il centro della Terra, ritrovandosi così nell'emisfero opposto, di colpo hanno una visione rovesciata di Lucifero e lo vedono conficcato a testa in giù, visibile solo nelle gambe fino alla vita. Dante dice, e vidili le gambe in su tenere. Richiama tremendamente l'immagine dei simoniaci. Ma la pena dei simoniaci non si esaurisce qui, non si esaurisce nello stare conficcati a testa in giù, dentro queste buche. Perché sulle piante dei loro piedi ardono tante fiammelle che corrono dai calcagni alle punte, provocando loro un dolore acutissimo, per cui le loro gambe si dimenano così fortemente che spezzerebbero anche delle funi forti, delle funi nautiche, dice Dante. Si forte guizzavano le giunte che spezzate averien ritorte e strambe. Descritta la pena, dobbiamo domandarci qual è il significato di questa pena, perché ormai abbiamo imparato che ogni pena è pensata contenendo l'immagine del peccato. Qual è l'idea che sta alla base di questa pena? Qual è l'idea che sta alla base della concezione della terza bolgia? E che, come sentirete, spinge addirittura Dante ad esclamare il suo stupore, la sua ammirazione per l'arte somma con cui Dio, la somma sapienza, distribuisce premi e castighi. A me sembra che in questo caso, nel caso della pena dei simoniaci, Dante ci voglia far capire in maniera abbastanza inequivocabile quale sia il significato. Infatti Dante ci dice subito che questi buchi nella roccia non mi parean men ampi né maggiori che quei che sono nel mio bel San Giovanni fatti per loco di battezzatori. Dante dice quei buchi mi sembravano simili ai fori praticati sul pavimento del battistero di San Giovanni a Firenze, nei quali venivano alloggiati i battezzatori, cioè i recipienti contenenti l'acqua battesimale, che probabilmente erano dei vasi di coccio dall'imboccatura abbastanza stretta e amovibili. È chiaro che questa sovrapposizione fra il buco in cui è conficcato a testa in giù il simoniaco e il fonte battesimale non può non legarsi al senso profondo della simonia, che
in ultima analisi, a ben guardare, è un peccato contro lo Spirito Santo. I simoniaci, che lucrando sulle cose sacre rinnegano il battesimo, sono condannati a stare per l'eternità in un buco che richiama proprio il fonte battesimale. E sono costretti a starci dentro a testa in giù, perché con il loro peccato hanno quasi capovolto il battesimo, accogliendo in sé non lo Spirito Santo, ma lo spirito maligno. È chiaro che in questa inversione del battesimo c'è un'intenzione demoniaca, che abbiamo già fatto emergere richiamando l'immagine di Lucifero conficcato nel terreno a testa in giù. Per inciso, lasciatemi dire che spesso Dante si diverte a dipingere determinati papi come veri e propri demoni. Lo vedremo in uno dei prossimi incontri, molto bene. Poi però ci sono le fiammelle che ricordano chiaramente quelle dello Spirito Santo. Ricordiamo il passo del Vangelo: apparvero delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo. Nella terza bolgia, invece, le fiamme non scendono sulle teste, ma sui piedi dei simoniaci. E, altra notazione molto precisa che Dante ci fornisce, queste fiamme si muovono sulle piante dei piedi qual suole il fiammeggiar delle cose unte muoversi pur su per la strema buccia. Cioè vuol dire come le fiamme che lambiscono una cosa unta che si mantengono in superficie senza consumarla. Così quelle fiamme, le fiamme dei simoniaci, lambiscono esternamente le piante dei loro piedi senza riuscire ad andare oltre a quella superficie. È una notazione importante perché allo stesso modo i simoniaci in vita non sono mai stati riempiti dal fuoco dello Spirito Santo, che il loro non è mai riuscito a penetrare, quasi fossero impenetrabili allo Spirito Santo. Ecco spiegata la pena, ecco spiegato il significato di questa pena, molto elaborata. Però Dante ci dà un altro indizio interessantissimo, attraverso una terzina di quelle che hanno fatto scervellare i suoi lettori per 700 anni, che tutt'oggi rimane uno dei passi più discussi del poema. Infatti Dante, subito dopo averci detto che i fori dei simoniaci gli ricordano i fonti battesimali del battistero di San Giovanni, ci dice anche che qualche anno prima gli era capitato di dover rompere uno di questi battezzatori per liberare una persona che ci si era incastrata dentro e che altrimenti sarebbe morta annegata, che nel linguaggio dell'epoca significa soffocata. E dopo averci raccontato questo aneddoto biografico, chiosa con questa frase sibillina: e questo sia suggel cognom Scanni. Cioè, questo che ho appena detto valga come suggel, come sigillo, come attestazione definitiva, in modo da disingannare tutti, da togliere qualsiasi possibilità di fraintendimento. Cosa vuole dirci Dante? Secondo alcuni critici, vuole dirci che se qualcuno lo ha accusato di aver compiuto un'azione empia rompendo il fonte battesimale, si sappia che nella sua azione non c'era nulla di empio, ma solo la volontà di salvare la persona incastrata dentro. Sapegno, per esempio, dice anche che forse proprio nel momento in cui Dante si sta accingendo a muovere accuse molto forti alla Chiesa, Dante vede bene di chiarire che in lui non c'è nessuna intenzione empia, così come non ce n'è stata quando ha rotto il fonte battesimale. Il fatto è che tutte queste sono solo illazioni, perché di questo episodio noi non sappiamo niente altro di quello che scrive Dante in questi due versi. Non sappiamo quando sia avvenuto, non sappiamo chi sia stato questo tizio incastrato nel fonte battesimale, non sappiamo che Dante sia stato accusato di aver compiuto un'azione empia rompendo un oggetto sacro. E quindi, secondo me, questo è il mio personalissimo e modestissimo parere, si potrebbe provare a dare del passo una spiegazione molto più semplice e intuitiva e soprattutto
una spiegazione che si attiene esclusivamente al testo. Infatti, secondo me, Dante in questo passo non si limita solo a darci la chiave per comprendere la regola del contrappasso che sta sotto la pena dei simoniaci, no? Esplicitando questo paragone con il fonte battesimale. Ma in questo passo Dante vuole anche raccontarci questo bislacco episodio biografico che gli ha dato l'idea per questa pena. E perché ci racconta questo episodio? Perché quello che è importante è l'immagine in sé che questo episodio ci restituisce, che a ben vedere esemplifica benissimo anche lo stile di tutto questo canto e l'atteggiamento che in esso Dante sta per assumere. Pensateci bene, come si fa a incastrarsi in un fonte battesimale? Sembra uno scherzo, sembra un'azione provocatoria che però ha rischiato di finir male per il malcapitato e incastrato, no? Insomma, c'è una buona dose di comicità grottesca in questa scena che, come vedrete, non mancherà nella rappresentazione dei simoniaci. E poi l'azione violenta con cui Dante rompe un oggetto sacro come il fonte battesimale riassume tutta la violenza con cui Dante in questo canto si scaglierà contro i papi corrotti, attaccando la Chiesa e quindi un'istituzione sacra e nei cui confronti un buon cristiano dovrebbe portare assoluto rispetto. Insomma, Dante si comporta in un modo che ad uno sguardo ipocrita e superficiale può apparire empio, ma è in realtà il solo modo onesto e coraggioso di comportarsi. E questo sia suggello con Gnomos Galli. Cioè, e questo basti per impedire a chiunque di fraintendere e il significato della pena e il mio comportamento nei confronti di questi dannati. È un po' come se Dante dicesse: chi ha orecchi per intendere, intenda. Ma arriviamo finalmente al punto apicale del canto. E mi sto avvicinando alla fine. Dalla sommità del ponte, Dante è colpito da due gambette che si crucciano più delle altre, guizzando in maniera più violenta e scomposta. È bellissimo come le emozioni dei simoniaci non passino attraverso le espressioni dei volti, ma attraverso il movimento dei piedi. Le gambette si crucciano di più delle altre perché sono lambite da due fiamme più grandi e più rosse, perché sono riservate all'anima di un papa. Dante chiede a Virgilio di poter andare a parlare con quel dannato e Virgilio molto benevolmente lo accompagna, lasciando addirittura che Dante si appoggi alla sua anca lungo tutta la ripida discesa finché non raggiungono il fondo foracchiato e arto, che significa costellato di fori e quindi stretto. Arto sta per stretto, perché stretti sono i passaggi tra un foro e l'altro. Dante, arrivato al cospetto del simoniaco che ha attirato la sua attenzione, si piega per parlargli. Dante dice come solitamente si piega il frate confessore per raccogliere l'estrema confessione dell'assassino. Il riferimento è molto preciso, però va spiegato. Va detto subito che assassino nel lessico dantesco indica precisamente il sicario, cioè colui che uccide per denaro. A pensarci bene, si tratta sempre di lucrare su una cosa sacra, come la vita. Ma il riferimento è anche alla pena di morte, particolarissima pena di morte riservata ai sicari, che venivano sottoposti al supplizio chiamato della propaginazione, proprio per analogia al trapianto delle viti. Cioè erano calati a testa in giù, come dei pali, in una fossa, che veniva poi riempita di terra e acqua fino a farli soffocare. E così il sicario, in questa similitudine dantesca, è colto nell'attimo di richiamare il frate confessore, per attardarsi ancora un po' nella confessione e quindi procrastinare di qualche altro istante la propria morte. Lo perfido assassin, che poi che è fitto, richiama lui per che la morte cessa, cioè in modo da allontanare, da differire la morte. Notate anche il modo con cui Dante si rivolge al simoniaco, perché gli dice: anima malvagia, che sei capovolta e conficcata per terra come un palo, parlami se ne sei capace. È un modo feroce, pieno di scherno, in cui non c'è spazio per quel sentimento di pietà
che Dante invece ci ha dimostrato di provare nei confronti di molti altri dannati. Ma a colpo di scena il dannato gli risponde con un'altra domanda. E gli dice: «O Bonifacio, sei già qui, sei già arrivato. Allora la profezia mi ha mentito di parecchi anni». Dante rimane imbambolato, non capisce. È qui che Virgilio interviene come se fosse un suggeritore del primo attore, perché gli dice: «Rispondigli, rispondigli, non son colui, non son colui che credi». E Dante risponde come Virgilio gli ha suggerito. Allora il simoniaco, dopo aver torto i piedi con forza, risponde sospirando e piagnucolando: «Sono molto untuoso, è molto untuoso questo papa», e si presenta. È Papa Niccolò III, al secolo Giovanni Gaetano Orsini, che fu papa dal 1277 al 1280, per 3 anni. Secondo un grande cronista dell'epoca, Giovanni Villani, Niccolò III fu il primo papa a praticare palese simonia, nella fattispecie del nepotismo, cioè il primo papa ad esercitare spudoratamente il proprio potere per avvantaggiare i propri parenti. Infatti, il dannato esordisce dicendo: «Fui figliuol dell'orsa, appartenente alla famiglia degli Orsini, cupido sì per avanzar gli orsatti che su l'avere e qui me misi in borsa». Cioè, fui tanto bramoso di avvantaggiare gli altri Orsini, gli orsatti, a tal punto che in vita intascai molta ricchezza, così come ora intasco me stesso. Dante, come vedrete, accuserà Niccolò III anche apertamente di aver agito più che come un papa, come un sovrano laico, facendo una politica avversa a Carlo d'Angio. Ve lo dico perché sennò sentite nominare questo Carlo e non sapete chi è. Ma Niccolò III, attenzione, non è il solo papa presente nella terza bolgia. In realtà è il solo papa con cui Dante parla, ma riesce a tirarne in campo altri. E qui scopriamo la trovata geniale di Dante per poter condannare non un singolo papa, ma un'intera categoria, pur incontrandone uno solo. E, cosa ancora più interessante, la trovata geniale per predire la dannazione di altri due papi, entrambi vivi al momento del viaggio infernale. Uno di loro forse vivo anche al momento della scrittura della Divina Commedia. Mi riferisco a Bonifacio VIII, ecco che ritorna, e Clemente V. Infatti Niccolò III dice che sotto il suo capo, nel suo stesso foro, sono spiaccicati fra le fessure della pietra, come degli hamburger, i papi che lo hanno preceduto simoneggiando, e che lui, a sua volta, finirà spiaccicato insieme a loro quando arriverà il prossimo papa simoniaco con cui ha scambiato Dante quando gli ha rivolto la prima parola. Ecco chi era quel Bonifacio di cui parlava prima Niccolò III, quando disse: «Ah, Bonifacio, sei già arrivato». Bonifacio VIII, benedetto Caetani. E come lo appella Niccolò III quando lo scambia per Dante? Gli dice: «Sei già qui, quindi sei già sazio di tutta quella ricchezza per cui non hai avuto nessuna remora a prenderti in sposa la bella donna per poi farne strazio». Ecco che ritorna la metafora matrimoniale già usata all'inizio del canto. Bonifacio VIII è colui che per fame di ricchezza si è preso la Chiesa, cioè la moglie che era di Celestino V, con l'inganno, spingendo Celestino V ad abdicare. Ma, prosegue Niccolò III, Bonifacio VIII non rimarrà conficcato a testa in giù, con i piedi arrossati dalle fiamme, tanto quanto vi è rimasto lui, cioè il suo predecessore, perché nel giro di un numero minore di anni sarà a sua volta spinto in basso, quindi spiaccicato nelle crepe del suolo, da un altro papa che prenderà il suo posto. Chi è? È Clemente V, al secolo Bertrand de Gaulle. Un papa, come dice Niccolò III, di più laida opera, cioè che si macchierà di colpi ancora più gravi. Sembra che un papa dopo l'altro è uno peggio dell'altro, che verrà da Ponente, cioè francese, e sarà un pastor senza legge, agirà al di fuori di ogni legge, pensando solo al suo interesse individuale. Sarà, dice Niccolò III, un nuovo Jason,
il riferimento non è al Giasone della mitologia greca, ma è ad un sacerdote degli ebrei, di cui si parla nel libro dei Maccabei, il quale si comperò il favore del proprio re e poi si dedicò ad una vita empia e licenziosa. Ecco, come con Giasone fu accondiscendente il suo re, così con Bertrand de Gaulle sarà accondiscendente il re di Francia, Filippo il Bello. Sembra, infatti, che Bertrand de Gaulle si sia comprato il papato promettendo al re di Francia, in cambio del suo potente appoggio, larghe concessioni, fra cui addirittura l'uso di tutte le decime del reame per 5 anni. Ecco, eccoli qua, i 3 papi simoniaci, tanto odiati da Dante, e Bonifacio VIII sta in posizione centrale. È il papa che con la sua bolla Unam Sanctam sostenne la priorità del potere spirituale su quello temporale, cioè della Chiesa sull'impero. A questo punto Dante, a suo stesso dire, forse in maniera troppo folle, cioè temeraria, scaglia la sua violentissima invettiva contro Niccolò III e i papi simoniaci. Temeraria, ma non come vorrebbe, ci tiene a dire, perché ammette di essere comunque trattenuto dalla reverenza delle somme chiavi, cioè dalla reverenza per le chiavi di San Pietro che i papi custodiscono durante il loro mandato. Se non fosse per questa reverenza, userebbe parole ancor più gravi, perché l'avarizia, la cupidigia dei papi simoniaci corrompe il mondo attrista, e dice questa cosa bellissima, calcando i buoni e sollevando i bravi, cioè distruggendo la logica meritocratica, no? Sacrificando i meritevoli e facendo far carriera all'interno della gerarchia ecclesiastica ai sacerdoti indegni. La chiusura dell'invettiva è violenta, prima dell'apostrofe a Costantino di cui abbiamo già parlato, perché Dante dice: voi avete fatto dell'oro e dell'argento i vostri dei, distinguendovi dagli idolatri biblici solo per il fatto che per ogni idolo che essi adoravano, voi ne adorate 100, cioè ogni moneta, ogni pezzo di pietra preziosa. E mentre Dante canta cotai note, o per ira o per rimorso di coscienza, il simoniaco Niccolò III spinga con ambo le piote, dice Dante, cioè si dimena, scalcia con entrambi i piedi. Questa è l'ultima grottesca immagine che ci rimane del sommo pontefice Niccolò III. L'azione si conclude in maniera molto particolare con Virgilio che prende Dante in braccio e lo porta così al raggiungimento della sommità del ponte che sovrasta la bolgia successiva, azione che Dante interpreta anche come una convinta approvazione da parte del suo maestro del comportamento da lui tenuto in questa bolgia. Direi che possiamo finalmente passare alla lettura di questo canto, che però, perdonatemi se sono stato un po' più lungo del solito, era un canto particolarmente complesso e difficile da spiegare. Prego. Oh Simon Mago, oh miseri seguaci, che le cose di Dio, che di bontate devono essere spose, e voi rapaci per oro e per argento avvolterate. Or convien che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolgia state. Già eravamo alla seguente tomba, montati dello scoglio in quella parte appunto sopra mezzo il fosso piomba. Oh somma sapienza, quanta è l'arte che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo, e quanto giusto tua virtù comparte. Io vidi per le coste e per lo fondo piena la pietra livida di fori, d'un largo tutti e ciascuno era tondo. Non mi parean men ampi né maggiori che quei che son nel mio bel San Giovanni fatti per loco di battezzatori. L'un degli quali ancor non è molt'anni ruppio per un che dentro v'annegava, e questo sia suggel cognomo Sganni.
Fuor della bocca a ciascun soperchiava d'un peccator li piedi e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano tutti accese entrambe, perché sì forte guizzava alle giunte che spezzate averien ritorte strambe. Qua suole il fiammeggiar delle cose unte, muoversi pur su per la strema buccia, tal era lì dai calcagni alle punte. Chi è colui, maestro, che si cruccia guizzando più che gli altri suoi consorti, diss'io, e cui più roggia fiamma succia? Ed egli a me: se tu vuochi ti porti laggiù per quella ripa che più giace, da lui saprai di sé e dei suoi torti. E io: tanto me bel quanto a te piace, tu sei signore e sai che io non mi parto dal tuo volere e sai quel che si tace. Allor venimmo in sull'argine quarto, volgemmo e discendemmo a mano stanca, laggiù nel fondo foracchiato e arto. Lo buon maestro, ancor della sua anca, non mi dipuose, sì mi giunse a rotto di quel che si piangeva con la zanca. O qual che sè, che il di su tien di sotto, anima trista come pal commessa, cominciai io a dir: se puoi, fa motto. Io stava come il frate che confessa lo perfido assessin, che poi che è fitto richiama lui perché la morte cessa. Ed egli gridò: se tu già costi ritto, se tu già costi ritto, Bonifazio, di parecchi anni mi mentì lo scritto. Se tu sei tosto di quella versazio, per lo qual non temesti torre inganno la bella donna e poi di farne strazio. Tal mi feci io, quai son color che stanno per non intender ciò che lor risposto, quasi scornati, e risponder non sanno. Allor Virgilio disse: digli tosto, non son colui, non son colui che credi. E io risposi come a me fu imposto: perché lo spirito tutti storse i piedi, poi sospirando e con voce di pianto mi disse: dunque che a me richiedi? Se di saper chi sia ti calco tanto che tu abbi però la ripa corsa, sappi chi fui vestito del gran manto, e veramente fui figliuol dell'orsa, cupido sì per avanzar gli orsatti che su l'avere e cui me misi in borsa. Di sotto al capo mio son gli altri tratti che precedetter me simoneggiando per le fessure della pietra piatti. Laggiù cascherò io, altresì quando verrà colui chi credea che tu fossi, allor ch'io feci il subito dimando. Ma più è il tempo che già i piedi mi cossi, e chi son stato così sotto sopra che non starà piantato coi piè rossi, che dopo lui verrà di più lai da opra di ver ponente un pastor senza legge, tal che convien che lui e me ricopra. Nuovo Iason sarà, di cui si legge ne Maccabei, e come a quel fu molle suo re, così fia lui chi Francia regge. Io non so se mi fui qui troppo folle, chi pur rispuose a lui questo metro. Deh, or mi di, quanto tesoro volle nostro signore in prima da San Pietro che ponesse le chiavi in sua balia. Certo non chiese se non vienni retro. Né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro o d'argento quando fu sortito al loco che perdè l'anima mia. Però ti sta che tu sei ben punito, e guarda bella maltolta moneta che esser ti fece contra Carlo ardito.
E se non fosse ch'ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi. Che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i bravi. Di voi pastor s'accorse il Vangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista. Quella che con le sette teste nacque e dalle dieci corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacque. Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento, e che altro è da voi all'idolatre, se non che li uno e voi ne orate cento? Ai, Costantin, di quanto mal fu madre, nulla tua conversione, ma quella dote che da te prese il primo ricco padre. E mentre io li cantava cotai note, o ira o coscienza che il mordesse, forte spingava con ambo le piote. I credo ben che al duca mio piacesse, con sì contenta labbia sempre attese lo suon delle parole vere espresse. Però con ambo le braccia mi prese, e poi che tutto su mi sebbe al petto, rimontò per la via onde discese. Né si stancò d'avermi a sé distretto, si men portò sopra il colmo dell'arco, che dal quarto al quinto argine è tragetto. Quivi soavemente spuose il carco, soave per lo scoglio sconcio ed erto, che sarebbe alle capre duro varco. Indi un altro vallone mi fu scoperto. Grazie. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Grazie a Elena Jacopa, ad Amedeo che ci ha fatto capire col suo stile, no? Preciso e colloquiale, il nostro Alessandro Barbero De Noaltri, che cos'è stata questa finta donazione. Tutti i mali, il potere temporale della Chiesa che ha tradito la sua missione. E Fabrizio Ricci, a te la parola e poi... Sì, Patrizia, molto velocemente, perché stasera, giustamente, sì, visto che il canto lo richiedeva, siamo andati un po' più lunghi, ma le persone in tante ci hanno seguito con passione, come testimoniano i tanti messaggi che abbiamo ricevuto. Mi piace segnalare che il nostro amico Massimo Giulietti seguiva con la Divina Commedia in mano e quindi c'è anche chi proprio, insomma, sta al segue proprio il verso direttamente. E poi, vabbè, tanti messaggi ormai di affetto, un'indicazione sul fatto che un Dante così indignato forse finora non l'avevamo incontrato e difficilmente forse lo si incontra in tutta la Divina Commedia. E poi ci dice Barbara, per esempio, chissà quanto avrebbe avuto da scrivere Dante ai nostri giorni, e effettivamente, insomma, di temi ce ne sarebbero. Io non rubo altro tempo perché so che abbiamo un brindisi da fare, come ogni martedì. Anche se Papa Francesco cerca di, nonostante comunque rimanga uno stato anche temporale, cerca di rimettere qualche cosa a posto. E prima di dare la parola a Fabrizio per la dedica, Fabrizio Fratini, perché Fabrizio Fratini, volevo ricordare a tutte e a tutti che è ancora possibile iscriversi alla maratona di Emergency, che è questa maratona virtuale che ovviamente idealmente dovrebbe collegare tutti gli ospedali in tutti i paesi del mondo di Emergency. E in questo momento c'è bisogno di sostenere questa organizzazione, perché col Covid ovviamente ha peggiorato sicuramente le situazioni, quindi c'è sempre più bisogno di questa organizzazione. Fabrizio Fratini, molte donne ci seguono, la stragrande maggioranza sono donne, diceva prima il nostro Fabrizio Ricci all'inizio. Quindi a te la parola per la dedica. Tutto, ringrazio tutti, la prossima serata di Dante sarà dopo l'8 marzo. C'è un'interessante petizione che credo che il genere maschile dovrebbe firmare, si chiama www.abbiamoproblema.it, e il problema
è drammatico, attuale, su due termini utilizzati questa sera, violenza e indifferenza, la violenza degli uomini contro le donne. Sta diventando una violenza strutturale che attraversa la famiglia, i luoghi di lavoro, le relazioni interpersonali. Credo che bisogna mettersi la faccia, uscire dall'indifferenza e non potercela cavare con frasi di rito semplicisti che ci vorrebbero più attenzione, ci vorrebbe una parità di sì. Credo che Dante scriverebbe in questo cammino, scriverebbe un canto anche su verso l'ottomazzo. E per chi vuole, per chi può, sappiamo quali sono le norme, lo ricordava prima Patrizia, l'8 marzo in Piazza del Popolo alle 14. A Roma, però il 6 marzo invece, Fabrizio, sì, organizzeremo assieme a Ludi e ad altre associazioni dei sit-in territoriali che poi renderemo noto. Però siccome noi siamo donne, le donne sono molto toste e anche coraggiose, battagliere, non si lamentano tanto, anzi non si lamentano, tu sei in CGL, in più sei astemio, quindi il vino lo metto io, e quindi forza e coraggio, e forza anche agli uomini, uscite fuori, è un problema anche soprattutto vostro questo, perché io penso che uomini come voi, quando sentono quello che succede in giro, stanno male, e quindi tacere però non va mai bene. E quindi alle donne e agli uomini che, voglio dire, si debbono muovere e vincere questo grave problema, che è un problema sociale. E vi do appuntamento, come diceva prima Fabrizio, al 9. Il 9 sono due canti, no, messi insieme, e i barattieri, che noi abbiamo sottotitolato una Tangentopoli ante litteram, e quindi la presenza di Amedeo attualizzerà invece la nostra Tangentopoli post litteram, e quindi sarà un canto particolare, però sempre sui mali di una società che, guarda caso, stenta un po' a cambiare in certi momenti. Ci abbiamo una specie di cicli e ricicli storici. Quindi a tutte e a tutti un buon 8 marzo, e ci rivediamo il 9. Grazie. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Thank you.